Ieri pomeriggio al Teatro Donna Fugata è stata presentata ufficialmente la Stagione Teatrale 2017-2018, una variegata e intensa attività teatrale capace di coinvolgere ogni tipo di spettatore, grazie a rappresentazioni teatrali di vario genere, alla Stagione di Musica Classica Ibla Classical International e alla rassegna Donna Fugata dei Piccoli, ovvero teatro rivolto ai più giovani. Tra gli artisti e gli attori coinvolti che nelle prossime settimane calcheranno il palcoscenico del teatro ci sono Carlo Ferreri con Matrimoni e altri effetti collaterali di Manuel Giliberti, Roberto Ciufoli con Assolo di coppia e Mari Culine con Mimi, Volere e Volare di Monio Vadia. Il titolo dice un po' tutto. Si tratta di una commedia spagnola eh, scritta da un autore che. È un allievo che si è formato alla scuola di Almodovar, quindi si può immaginare il tipo di ironia e, e le vicende. E racconta la storia di una coppia con una madre un po' invadente, una ex sessantottina diremmo noi. È un giovane ragazzo che arriva a, a, a turbare questo equilibrio, che forse equilibrio non è, è una commedia un po' degli equivoci e anche molto di riflessione sulle relazioni che ci sono fra uomo e donna, eh, nella coppia, i meccanismi, insomma si sorride, si ride spesso e poi alla fine si pensa. Presente l'apertura ufficiale della stagione Le due sorelle, nonché direttrice artistiche, è Vicky Costanza di Quattro che si sono dimostrate entusiaste per il cartellone della stagione e per l'importante collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala. Per questo accanto alle direttrici anche Luisa Vinci, direttrice generale dell'Accademia Teatro alla Scala con Paola Bisi, responsabile relazioni esterne. Quest'anno è un anno ricco di eventi per il Teatro Donna Fugata. Eh, la stagione teatrale si amplia, eh, c'è uno spettacolo in più, infatti da sei siamo passati a sette spettacoli, eh, ma inoltre ci sono molti altri eventi, tra cui un, un evento straordinario. che quello in coproduzione con l'Accademia Teatro alla Scala di Milano, che è Il Barbiere di Siviglia, in una versione ridotta appunto per il nostro teatro molto, molto piccolo. Che andrà in scena il 22, 23 e 24 novembre, e poi ci sarà una mostra che prende le, le mosse e lo spunto proprio dal Barbiere di Siviglia, che sarà legata ai tre grandi compositori dell'Ottocento: dell Rossini, Bellini e Verdi, e sarà vista da una prospettiva diversa: ovvero dal loro eh, legame con eh, tre donne che, che poi amiamo pensare o vogliamo pensare siano state un po' le muse ispiratrici di questi tre grandi geni. Poi abbiamo la stagione del teatro Bambini, che è una stagione molto ricca, fra l'altro di grande successo perché ci sono questi piccoli spettatori che ci seguono con grande interesse, e la stagione di musica classica diretta dal maestro Giovanni Cultrera, che ormai è giunta alla sua decima edizione, ha un successo eh, consolidato ormai negli anni. Hanno preso parte? Parte dell'apertura della rassegna anche la responsabile delle relazioni esterne del Nonno Fugata, Clorinda Arezzo, il sindaco Federico Piccito, il vicepresidente Massimo Iannucci e il direttore generale assessorato istruzione e formazione del lavoro della Regione Lombardia, Gianni Bocchieri.